sera. Mi sono dimenticata la cena. Spezzatino di vino pronto in 3 minuti. Ragazzi, per questa sera tutto a posto. Ci vediamo a cena e portate una bottiglia di amarone. Ma hai cucinato tutta la mattina? 3 minuti. Ci ha messo solo 3 minuti. Giovanni Coppiello. Il piacere del gusto. Beato Edoardo Materiali Ferrosi, il più grande magazzino nel Triveneto per disponibilità di laminati, trafilati, tubi, lamiere, travi e profilati. Servizio di taglio e trasporto, con consegne puntuali e veloci in tutto il Veneto. Dal 1933 Beato Edoardo Materiali Ferrosi, a Santa Maria di Sala, Venezia. BeatoSRL.it. Sempre di più, e la nera cede e precipita giù. Svalutation, valutation, cambiano i governi, niente cambia lassù, c'è un buco nello Stato dove i soldi van giù. Svalutation. Gentili telespettatori di Prima Free e di Internet, ben ritrovati di cuore anche oggi con la nostra opinione giornaliera, che ha l'importante compito di aggiornarvi, di informarvi e di farvi un po' di buona compagnia. Non c'è nulla da fare. A sinistra si distinguono sempre. Potrei parlare del festival delle castronerie. Io, se fossi in qualche attore protagonista di sinistra, mi vergognerei. Adesso vi spiego meglio. Siamo a Modena, una bellissima cittadina che purtroppo è gestita da una giunta di compagnucci di sinistra. Purtroppo sapete che l'Emilia Romagna è un feudo rosso comunista, ma tant'è, non voglio discutere del feudo rosso comunista, è cosa risaputa questa. Però non tutti sanno quello che ha fatto il sindaco di Modena, compagnuccio Doc. Credetemi, pagherei per averlo al mio fianco, per fare una bella discussione, seppur animata, ma democratica. Gli vorrei chiedere, signor sindaco, ma come ha potuto lei legittimare la costruzione di un carro armato in miniatura? Hanno speso soldi, l'hanno definita un'opera artistica. Nel centro di Modena, in occasione del Natale, hanno messo un carro armato al posto dell'albero. Seguitemi, perché se siete corretti, coerenti, al di là della vostra appartenenza politica, perché sono sicuro che anche tanti compagnucci di sinistra si interrogheranno per questa maldestra iniziativa. Quindi al centro della piazza di Modena un carro armato, al posto dell'albero di Natale hanno messo un Babbo Natale sulla torretta sopra con bandiere israeliane. Dai, ditemi voi, come posso io non commentare questa assurdità? Io mi chiedo fin dove si possono spingere certi primi cittadini. Ci sono due motivazioni, almeno secondo il mio parere,
La prima, la più importante direi, è la ricerca della visibilità a tutti i costi. Negli ultimi tempi noi vediamo certe scene vergognose e secondo me il sindaco di Modena avrà previsto la reazione. Infatti tanti modenesi, alcuni anche di sinistra, hanno protestato, ma loro vanno avanti per la loro strada, sono indifferenti alle critiche, hanno un cervello particolare, anche questo tratto distintivo di assurdità ci divide da quelli della sinistra. Io sindaco non farei mai una roba del genere, ma penso che anche i sindaci di destra non avrebbero mai dato l'appoggio a questo signore di sinistra. È un artista, non ho parole, per evitare che il solito compagnuccio all'ascolto, il solito sacchetto a perdere anonimo all'ascolto, sempre presente nelle mie trasmissioni, possa pensare che io sia ubriaco, perché per parlare di una cosa del genere siamo al limite dell'assurdo, perché una mente umana non bacata, non malata, si interroga e si domanda come sia possibile che in una piazza di una città importante come Modena, al posto dell'albero natale, come si vede in tutte le città, ci sia un carro armato. Io mi vergognerei solo al pensiero che gli israeliani hanno ammazzato migliaia di civili innocenti, al di là dello sbaglio dei guerriglieri, per carità, io li ho condannati. Ma Israele non doveva, adesso uso una parola pesante, molti non saranno d'accordo perché si ricorderanno tanti anni fa un altro genocidio, però anche quello degli israeliani è un genocidio. Ammazzare bambini, anziani, donne, innocenti è una colpa gravissima. Ecco perché io li condanno. Ecco perché io prendo le distanze da questa temeraria, scellerata, immotivata decisione del sindaco di Modena. Facciamo parlare le immagini con l'assistenza tecnica del nostro regista Giovanni Stoppa. Grazie. Robe da matti. Eccolo qua. Un carro armato con la scritta Buon Natale, c'è Babbo Natale, e loro si sono giustificati dicendo che è un'opera d'arte, per i bimbi è diseducativa. Loro hanno risposto: basta spiegarla bene. I cittadini non condannano l'installazione natalizia di Lorenzo Lunati. Vaccari dice: fa riflettere, ma per priorità la scuola è uno strumento di guerra. Io condivido questa osservazione. Bandiera israeliana strappata dal tank. Un uomo ha tentato di darle fuoco. Babbo Natale arriva su un carro armato. L'opera contestata da destra e da sinistra. Modenesi divisi sull'installazione promossa dal comune. L'autore, Lorenzo Lunati, assicura di aver voluto lanciare un messaggio di pace. Babbo Natale, ancora, dai, diamo visibilità a sta castronata. Babbo Natale sul carro armato in piazza a Modena scatena le polemiche. La provocazione dell'artista divide.
flash mob per chiederne la rimozione. Avete capito bene? Secondo voi, dai, può considerarsi un'opera d'arte una cosa del genere? Non c'è nulla da fare. Sono in cerca di visibilità. Fanno di tutto i sindaci di sinistra per promuovere iniziative balorde, senza senso, con l'unico scopo di andare sotto i riflettori. Io ne sto parlando, sicuramente sarà andata qualche televisione locale. Questa notizia non l'ho sentita a livello nazionale. E devo fare i complimenti a un signore che, nonostante fosse col suo bambino, ha protestato vivacemente. È stato controllato dalla polizia, ecco, anche le forze dell'ordine. Secondo voi era il caso di prendere le generalità? Questo ha protestato di fronte a questo mostro, perché di mostro si tratta. Al posto dell'albero di Natale tu metti un carro armato. Ma questi sono impazziti! E queste sciocchezze, tanto per non cambiare, vengono sempre dall'area della sinistra. È lì che c'è il bubone, è lì, per la gran parte, che c'è il marcio che bisognerebbe rimuovere a tutti i costi. Pregherei la regia di mandare in onda quel breve video. Complimenti a questo cittadino. Si sentono parole italiane, ma che sia italiano o straniero, merita la mia attenzione. È stato l'unico che ha protestato vivacemente. L'avrei fatto anch'io, a costo di andare in galera. Dai, regia. Chi hai messo questa cosa qua? Per voi una statua questa, una statua. Prendono per in giro la gente! Vanno a far curti di quanti, papà! Qua! Fu! Straiare! Vaffanculo! Vaffanculo! Ehi, calma, eh! Calmo, chiama la polizia! Chiama la polizia, devono venire qua! Chiama anche il telegiornale! Siamo tutti quanti! Sono io il telegiornale! Bravissimo! Oh, di nuovo Iacco! Fanno una cosa del genere! Vabbè, dai che c'ha un figlio, va via! Figli! Sono morti! 7.000 figli! Come mio figlio! 7.000! Chi è che ha parlato? Nessuno di voi! Nessuno di voi ha parlato! Sì, senta, piazza 20 settembre c'è una persona distruggendo il carro. Quella che vi piace a voi! Quella che vi piace a voi! A fare le fotografie! Piazza 20 settembre! Vergognatevi! Mettiti a vergognare! Ci parli tu. Avete visto? Non ho parole, mi fermo una manciata di secondi per qualche spunto commerciale e poi vado a chiudere con un'altra perla italiana. Quest'anno il nostro dono è più di un semplice regalo sotto l'albero. È un viaggio che abbraccia il nostro impegno per un mondo migliore. A ogni tappa di questo percorso si è aggiunto un passeggero in più. E l'emozione più grande è vedere la nostra famiglia crescere. A partire dai fornitori locali, che ogni giorno ci garantiscono prodotti freschi e genuini. Ora c'è un passeggero speciale a cui vorremmo dire grazie per aver condiviso con noi un anno di momenti preziosi. E quel passeggero sei tu. Vuoi migliorare l'efficienza termoacustica del foro finestra e ridurre il tempo di posa in opera del tuo serramento? Repac, azienda leader con ventennale esperienza nella lavorazione dell'EPS, ha brevettato Shutterbox, l'innovativo sistema monoblocco termoacustico. Con Shutterbox, Repac garantisce la soluzione a tutti i problemi di posa ed isolamento termico e acustico del vano serramento. Repac,
La risposta qualificata per serramentisti e professionisti. Contattaci. Abbiamo la risposta su misura per te. Repac è a Campo d'Arsego, Padova. www.repac.it. Ben ritrovati, gentili telespettatori di Prima Free e di Internet. La solita raccomandazione per i miei telespettatori: segnate il canale giusto, è importante che voi lo facciate, canale 170 del digitale terrestre. Solo così potete venire a conoscenza di fatti nuovi, di fatti pruriginosi, di fatti che spesso non vengono riportati dalle televisioni nazionali e anche da tante televisioni locali. Questa è una televisione libera, Prima Free, canale 170 del digitale terrestre. Chiudo con la famosa perla italiana. Siamo in Sardegna, nella splendida cittadina di Olbia. C'è stata una rabbiosa reazione nei confronti, posso dire, di sacchetti a perdere. Sapete cosa intendo io per sacchetti a perdere? Non offendo nessuno. Quando io parlo di sacchetti a perdere, mi riferisco a personaggi strani, ladri, stupratori, assassini, criminali, di tutto e di più. Quelli sono sacchetti a perdere secondo il significato che Enzo Spatalino dà a questa espressione, un po' colorita, irrituale se vogliamo, ma estremamente ricca e significativa. Abbasso i sacchetti a perdere. Vorrei dare il maglietto in testa a qualche stupratore. Però in tante località i tempi sono cambiati. C'è stata la reazione nei confronti di alcuni ragazzi che importunavano dei minorenni. Pregherei la regia di intervenire per evitare che io mi perda, che possa sbagliarmi. Sapete, io non leggo. Io quando parlo vado al cuore delle persone che mi seguono per far sì che il mio messaggio raggiunga l'obiettivo e rimanga dentro le persone. Dai regia. Molestie su minori a Olbia, due episodi in pochi giorni. Stranieri linciati dai passanti. Avete capito? Questi stranieri hanno molestato due quindicenni. I parenti li hanno massacrati e, perdonatemi, non me ne vogliate, hanno fatto bene. Questa è feccia, questa è gentaglia che non meriterebbe di stare in Italia. Vieni qua, ti accudiamo, ti manteniamo e tu tenti di stuprare anche delle ragazze quindicenni, ma io li eliminerei, li manderei impacchettati nel loro paese d'origine. Ma non lo puoi fare, non lo puoi dire, perché sei fascista, sei retrogrado. Io me ne frego, io faccio quello che è più giusto fare. Dove sta scritto che una povera quindicenne cammina per la strada su un pullman e debba essere importunata? Non esiste. È ora di finiamola, è ora di finiamola. Grazie, anche per oggi penso che possa bastare il tempo solo per ringraziarvi per l'attenzione con cui ci avete seguito e per ringraziare la collaborazione tecnica offertami dal mio regista Giovanni Stoppa in cabina di regia. Arrivederci.